in che qualità si trova qui in radio, come qualsiasi altro ospite che vorrebbe parlare di quelle che sono determinate materie a lui, diciamo, o che pratica perché ha un hobby o perché vuole far vedere e dimostrare qual è la propria professione. In poche parole, in radio, a Radio Catalan si parla un po' di tutto, per cui questa radio è aperta a chiunque, basta venire qui a Catalan TV e chiedere di poter partecipare a una nostra trasmissione. Noi siamo ben lieti di ospitare non soltanto gente comune, chiunque voglia dare il proprio contributo a questa nostra iniziativa di Radio Catalan. E il nostro ospite è Marco Spina, come ho detto in precedenza, originario di Porto Torres. Ecco, buongiorno Marco, tu Buongiorno. sei in qualità di atleta. Abbiamo visto subito una maglietta, delle medaglie con la classica fascia tricolore che rappresenta la nostra nazione, l'Italia, per cui subito voglio conoscere molto meglio di come non lo possa presentare io la tua persona, soprattutto a carattere, diciamo, di uomo di una certa età, ma soprattutto di un atleta amatoriale. Allora, io, come dicevi tu prima, sono stato adottato ad Alghero, sono già dall'87 che vivo qui stabilmente, ho comprato casa qua, per cui ci piaceva molto Alghero, per cui siamo venuti ad abitare ad Alghero con la mia famiglia. Ero un poliziotto, ho lavorato per 38 anni in polizia, dopodiché sono andato in pensione, insomma, e ho intrapreso questa mia grande passione Ecco, che era la corsa. tu dunque sei appartenuto alle Fiamme Oro. Fiamme Oro, che è la rappresentanza atletica di quello che è il corpo nazionale della Polizia di Stato. Ma a livello ufficiale hai mai partecipato a gare che appartenessero al tuo corpo? No, noi avevamo una società che diciamo che era una succursale delle Fiamme Oro ufficiali, perché le Fiamme Oro ufficiali sappiamo che sono a livello top, a livello nazionale, se Certo. non mondiale. Noi avevamo, diciamo, una succursale dove avevamo la nostra squadra che gareggiavamo con la dicitura Polizia di Stato, però eravamo sempre a livello Cioè amatoriale. avevate il Sì, patrocinio da po per certo. portare quello che è Esatto, il titolo della polizia, esatto. Sì. l'effigie Però, insomma, ci dava del sempre vostro orgoglio, ci corpo, dava sempre. certamente. Dunque tu svolgi la tua professione in quello che è l'ambito della sicurezza. Svolgevo. Sì, e naturalmente io svolgevi perché giustamente, come ho detto, è in pensione. A quanti anni ti sei arruolato? Io mi sono arruolato a 18 anni, esatti. Avevo 18 anni e un mese quando mi sono arruolato nel 1º febbraio del 79, ho compiuto gli anni a dicembre, per cui dopo un mese sono partito. Si dice sempre che la maggior parte della gente del sud che si arruola in polizia, nell'arma dei carabinieri oppure nelle forze armate, questi giovani si arruolano forse perché non trovano lavoro. Nel caso tuo è così o al contrario perché tu sentivi la necessità di appartenere allo Stato? Allora, gradirei specificare una piccola cosa. Quando sono partito io, era il periodo clou delle Brigate Rosse. Se andiamo indietro nel tempo, i manifesti che ti invogliavano ad arruolarti Davano. ti dicevano: se ti arruolo ti diamo 800.000 lire in tre rate, arruolati in polizia, perché nessuno si vuole arruolare. Perché c'era il terrore proprio del Assolutamente, terrorismo nazionale che è sfociato poi con tutte quelle vicissitudini che conosciamo e che ormai hanno fatto storia. Quindi il tuo sì, è stato proprio un motto, come dire, avevo proprio questa voglia di arruolarmi
in polizia per dare, come dire, anche il tuo nel contributo, mio piccolo, certo. Il mio contributo, certo. Quindi vai e frequenti quella che è la scuola di polizia. Sì, Caserta. Caserta. Sì. Ti trovi subito bene o hai già le prime difficoltà? Ti stacchi dalla famiglia di appartenenza? Vai ad abitare in una città che non conosci? Usi costumi differenti da quelli che sino a qualche giorno prima erano diversi? Assolutamente sì, tutto completamente diverso. Io ho abitato a Porto Torres fino a 18 anni, ho lavorato a Porto Torres fino a 18 anni, dopodiché mi sono trovato in questa catapultata, in questa realtà completamente diversa. Caserta è già una città abbastanza grande, Napoli vicino. La vita militare, perché eravamo militari allora. Certo, sì, sì. Ancora militarizzata la polizia. Sì, nell'81 venne poi la riforma della polizia. Per cui andai in una caserma dove eravamo, se non ricordo male, intorno ai 700 persone, tutti inquadrati, per cui è stato, all'inizio è stato uno shock vivere queste situazioni, insomma. Però, insomma, la mia voglia di emergere era talmente tanta che comunque sono riuscito a superare anche questi ostacoli. Insomma. Sai, io quando sento queste cose, questi commenti e queste spiegazioni che stai dando tu, rivivo quello che è stato pure il mio passato nell'ambito delle Forze Armate e in particolar modo il Marina, dove appunto sono partito ed ero recluta, arrivai a Mari d'Epoca La Spezia, un grande deposito militare naturalmente dove c'erano più di 2000 unità, nel senso che eravamo tutte reclute, inquadrati in questo modo come hai specificato tu, e poi appunto trovavo quella che era la difficoltà di aver lasciato un certo ambiente e averne trovato un altro differente, ma che comunque poi con l'andare del tempo ci si adeguava. Bene, dopodiché tu inizi, dopo aver fatto il corso di specializzazioni varie, intraprendi quello che è proprio il servizio. Sì, 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 sì. Dopodiché da lì mi mandarono direttamente da Caserta, mi mandarono direttamente a Bardonecchia. Caspita, praticamente direttamente in montagna. Oltre 1000 chilometri, certo, certo. Al confine con la Francia. Lì un altro shock, perché passai in un paesino. No, quasi. Beh sì, noi facevamo controllo passaporto. Ecco, vedi. Praticamente Bardonecchia è un commissariato che era una piccola questura, sì, no? Sì, sì. Perché era a 100 km da Torino, al confine con la Francia, e dovevamo fare i controlli passaporti, però dovevamo, certo, anche curare tutti gli aspetti del paese, per quanto riguarda permessi. Certo, certo. Qua. E anche lì fu un altro piccolo shock, perché andare in un paese di montagna, freddo, io abituato qui in Sardegna, al caldo, eccetera, insomma. Ma siamo stati un po'. Ancora non correvi, però. No, allora chi è che ti fa nascere, diciamo, atleta per la corsa e ti abitua a correre? Il freddo? No, 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 assolutamente. Lì giocavamo a calcio, avevamo anche una bella squadretta, vincevamo anche dei bei tornei, eccetera. Poi, purtroppo, per vicissitudini familiari, ci trasferimmo ad Alghero. E Alghero, insomma, pian pianino continuava a giocare a calcio, però man mano che si andava avanti, poi il calcio cominciava a starmi un po' stretto, nel senso che si andava a fare le partite, eravamo sempre di meno, insomma, c'erano vari piccoli problemi. Cioè, sempre giorno, quello che non rispetta gli orari, quello che manca all'appuntamento. Siccome io venivo sempre dal Ghero, andavamo a giocare a Sassari, sì, e mi scocciava il fatto che andare a giocare a Sassari magari non trovavo i miei compagni per poter disputare la partita. Insomma, un giorno io con questo mio collega ho fatto: ma perché non vieni a correre? Ho detto: ma vai, corre una noia, stai lì. Ma vieni, guarda che bello, non è noioso come dici tu. Dice: ma sarà, detto, proviamo. Allora si facevano ancora le vivicità. Sì, 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 capisco. Nel 95, 94, no, 94, lui mi dice: allenati un pochino, e ci facciamo la vivicità ad aprile. Sì, vabbè, facciamoci questa vivicità. Erano 12 km all'interno della città di Sassari.
io mi cimentai in questa gara e vidi che all'arrivo gente che si allenava da 10-15 anni mi arrivava a 10 secondi, 20 secondi. E lì feci una riflessione, dici, ma se queste persone che si allenano in questo modo così assiduo, così importante, mi battono soltanto per una manciata di secondi, e io che non sono allenato, tengo questa minima distanza, riesco a tenere una certa distanza, ho detto, ma se mi alleno, che cosa succede? Se mi allenassi? E allora da lì è scattata la voglia. È scattata la voglia di correre, però sì, tu avevi una preparazione da giocatore di calcio, sì. Una preparazione così sommaria, perché per quanto riguarda il calcio amatoriale non certo. È che ci si preoccupi molto di quelle che sono gli allenamenti intensivi, di come invece può avere una squadra che milita in determinati campionati per a uso agonistico. Quindi tu decidi di lasciare il calcio e intraprendere quella che è la corsa. Ma la corsa ha tutta una preparazione differente da quella che era l'allenamento tipico del giocatore che si presentava ogni tanto, ogni settimana a fare la partitella tra amici o tra diverse fazioni, ma che comunque era sempre a titolo amatoriale. Ecco, certo. La preparazione. Qual è esattamente il modo con cui un atleta, anche se a livello amatoriale, deve intraprendere una certa preparazione? Faccio una piccola premessa. In atletica non ci si inventa nulla. Nel calcio è una squadra, per cui se tu hai una giornata un po' così, riesci bene o male a confondere le idee e bene o male la tua può parte può compensare la fai. Anche un amico, benissimo. La squadra. In atletica no. Sei da solo. Sei solo. È come il ciclismo. Tu puoi correre. Sei sempre da solo. Bravissimo. Tu puoi correre una maratona con 100.000 persone, ma corri da solo, sempre, perché la tua prestazione è sempre l'hai fatto tu soltanto. Certo. Per cui, giustamente, come dicevi tu, la preparazione, ma è tutto il contesto che è completamente diverso, perché in una preparazione per una gara devi curare molto l'alimentazione, devi curare gli stili di vita, perché non puoi fare, per esempio, che ne so, le ore piccole e poi andare a correre, allenarti, non ce la fai, il fisico non ti supporta in questo. Una cosa molto importante che mi sono dimenticato di chiederti, proprio perché un atleta è essenziale, fumavi o fumi? Fumavo. Quindi? Fumavo, io ho smesso il 31 maggio del 1996, me lo ricordo sempre, non me lo dimenticherò mai, e la corsa mi ha aiutato tantissimo questo, anzi è stata proprio la corsa a farmi smettere di fumare. Cioè hai sentito subito la necessità di buttare via quello che era quel vizio maledetto che purtroppo assolutamente sì. Anch'io ho avuto la sfortuna in questo caso di provare per poi abbandonare definitivamente. Sì. Come atleta tu stavi dicendo, sì, siamo a livelli amatoriali, però non bisogna mancare di osservare determinate regole tipo alimentazione, non approfittare nel bere, specialmente alcolici o roba che potrebbe, diciamo, precludere quello che è il proprio stile di vita, seppur amatoriale, ribadisco, sempre comunque un atleta, per cui ti devi adeguare a determinate condizioni. Quali sono queste condizioni in particolar modo? Per esempio, tu eri abituato a mangiarti il classico piatto di spaghetti, una bella fettina di secondo, esatto. Con l'insalata, il pane. A questo punto? Allora, durante la preparazione, perché c'è la preparazione specifica che di solito, io parlo sempre per una maratona, poi è chiaro che ci sono anche le gare più corte dove la preparazione è diversa. E quando parliamo di maratona parliamo di 42 km 50, se e 195 metri. Mi sono dimenticato qualche metro. Perché quelli vanno 42, 195. Sì, 195 metri.
Di solito la preparazione dura 12 settimane, di solito, per chi è già abbastanza allenato prima, non da lì. Allora, partiamo dall'inizio. Dunque, tu intraprendi quello che è il discorso di correre. Sì. Prima di buttarti giustamente in gare abbastanza complesse come la maratona, pratichi quello che hai detto tu, la vivicità, inizi a frequentare queste piccole maratone nei paesi, nelle località in cui magari c'è una sagra, c'è una festa, e quindi si attua quella competizione, diciamo, sportiva, e tu parti su queste prime gare. Ecco, di qui tu hai già mutato il tuo modo di vivere, in che senso? Nell'alimento. Certo, ma poi va da sé, quando si cominciano a fare queste gare, perché giustamente la gavetta sono queste garette dei paesi, vai, fai 7 km, 10 km, 15 km, fino ad arrivare alla mezza maratona. Il punto più alto in quel momento è la mezza maratona. Caspita, devo riuscire a fare la mezza maratona. E allora ci si allena attraverso tutte queste garette dei paesi, 10 km, 12 km. Dopodiché si intraprende a fare queste gare sempre un po' più lunghe, perché l'obiettivo è sempre quello, fare sempre la gara un po' più... Ma io penso che sta insito nell'umano, no? Cercare sempre un nuovo orizzonte. Certo, un nuovo orizzonte, un nuovo obiettivo, come dici tu giustamente, è sempre quello di allungare la distanza. Certo. E per cui si parte dai 9, dai 10, 15, 20 km. Quando si raggiunge la mezza maratona, che è 21 km e 95 metri, si pensa subito alla maratona, si raddoppia subito. Certo, si guardano obiettivi sempre più impegnativi. Bravissimo. Cioè, è quella ricerca dello sfidarsi. Bravissimo. E Bravissimo. Mettere in gioco quella che è la propria Perfetto. Forza Certo. del proprio corpo e della propria persona. Perfetto, questo è. Benissimo. In questa circostanza, naturalmente, se prima eri abituato a determinati... diciamo pasti, chiamiamoli così, sì. In modo molto comune, c'è una modificazione. C'è una modifica naturale. C'è una modifica naturale perché tanti cibi poi non vengono più nella tua tavola, nel senso che non... Io per esempio mangiavo molti dolci, mangiavo molti insaccati, a me piaceva tantissimo la salsiccia, il formaggio, lo mangiavo tantissimo. Nella preparazione, nel prosieguo della mia attività di corsa, tutti questi alimenti li vedo raramente. Ogni tanto, sì, è chiaro che li mangio, no? A questo punto ti interrompo e dico, ma è la pasta è un elemento essenziale? Sì, la pasta sì. Sì, perché noi dobbiamo ragionare. Carboidrati? Sì, dobbiamo ragionare tra carboidrati, proteine, proteine pure. Ecco, parliamo, siccome abbiamo un vasto pubblico che ci segue in questo momento, e naturalmente certe cose magari non vengono assimilate bene, sarebbe il caso, ecco, proteine, cosa intendiamo per proteine? Carboidrati, la pasta, pane, queste cose qui. Proteine, poi che cosa in sintesi è a livello comune? Teniamo presente una cosa: noi possiamo vivere senza proteine, senza carboidrati, no? Perché i carboidrati sono l'energia. La pasta non deve mancare, cioè gli spaghetti al sugo, in bianco, come si voglia. Se è chiaro. Il riso non deve mancare. Come proteine invece, quali sono quei prodotti, li vogliamo chiamare comunemente? Ma le proteine stanno nella carne, stanno anche nei legumi, lenticchie, ceci, per chi magari è vegetariano e non vuole mangiare carne. Pesce? Nel pesce è un ottimo alimento per poter... E durante questi pasti potete, diciamo, assimilare, bere qualche... un pochettino di vino oppure un po' di birra, o la birra è sconsigliata,
mentre è più consigliato il vino? Allora, per quanto riguarda l'alcol, è chiaro che deve essere sempre molto limitato. Certo, perché è l'alcol che taglia fiato. Bravissimo. È chiaro che è preferibile più un bicchiere di birra che un bicchiere di vino, ma perché? Perché la gradazione è diversa. Certo. Un bicchiere di birra a 5 gradi, il bicchiere di vino già minimo ne ha 13, per cui meno gradi alcolici ingerisci e meglio è. Certo, e il gas? La birra è ricca di gas. Eh sì, però la birra ha diverse proprietà. La birra ci sono anche sali minerali, che sono nutrienti, cioè paradossalmente la birra ti nutre molto più del vino. Ecco. A livello agonistico, diciamo di atleticità. Ecco. Bravissimo. Dunque, per quanto riguarda poi verdure, cioè, no, quelle si possono mangiare a quantità industriale. È proprio eccessiva, cioè, no? Non ci sono problemi. Poi per mantenere il peso, invece, ogni quante volte salite sulla bilancia per dire ma forse ho guadagnato qualche etto in più, perché il vostro caso di qualche etto non si parla di chilogrammi, naturalmente, perlomeno me lo immagino io. Beh sì, durante gli allenamenti sì, poi ci sono anche quelli maniaci che salgono, non voglio dire chi è maniaco, ma ne conosco uno, ce l'hai di fronte, che si pesa prima e dopo gli allenamenti per vedere quanto si perde. Avete capito? Non ha fatto mia colpa e quindi, come si suol dire oggi, outing, nel senso che si è autoaccusato e si è appunto... Quindi tu ti senti maniaco di questa situazione? Sì. A questo punto una curiosità. E tua moglie? E tuoi figli? No, io per fortuna mia moglie mi segue. Pratica corsa? No, però mia seconda. Mia seconda, quando io chiedo di non eccedere in determinati manicheretti, le torte, lei dice ok, va bene, A proposito di torte, ti piace il dolce? Adesso tantissimo. A un atleta non può mancare il dolce. È una pena perché è il fisico che lo richiede, è il cervello. Sì, sì. Io prima, per esempio, prima di correre, i dolci sì, li mangiavo, ma non ero molto goloso. Oggi ho una golosità incredibile. Ma perché? Perché calando di peso, il fisico, il cervello, mi dice che devo mangiare gli zuccheri. E allora io vedo un dolce, io rimango così. Per me è un supplizio vederlo. Allora, adesso io do la linea alla regia per un piccolo intermezzo musicale, poi approfondiamo ancora di più quelle che sono le tecniche del mangiare, quando si deve mangiare per partecipare a una competizione, poi parleremo anche delle varie competizioni importanti alle quali tu hai partecipato, hai portato anche qualche medaglia e soprattutto continueremo quello che è la nostra chiacchierata sportiva, ma anche, diciamo, salutare. Allora, linea alla regia per qualche piccolo intermezzo musicale. Mi piace così. Sì, no, è bello chiacchierare così. Io nasco giornalista sportivo e parliamo dello sport, per cui poi ho fatto televisione, prima televisione, perché via Conario, scriviamo per il Corriere dello Sport, ho fatto radio, le prime radio del Teleradio 101, la prima radio del Ghero, per cui frequentato la porta. Poi, quando avevo il tesserino giornalista pubblicista, l'ho dovuto lasciare per impegni professionali. Sono andato a lavorare in presenza del Consiglio dei Ministri, perché ero adesso si chiama Ivanese. Io ho lavorato lì.
comunque è così. E quindi una ripresa, dopo che siamo in pensione, nel 2011, nel marzo 2011, siamo in pensione, ah, in una diretta. Io nel 2014, nel 2011. Bene, siamo rientrati in studio, quindi con il nostro ospite Marco Spina, che come vi ho detto
già appartenuto alla Polizia di Stato, ora in quiescenza, così si viene, detta, così in gergo proprio corporativo militaresco, anche se oggi la Polizia di Stato è un corpo civile. Dobbiamo dire che Marco Spina ci sta raccontando quello che sono i suoi trascorsi, ma soprattutto quello che è adesso il proprio presente da atleta amatoriale di corsa. Ancora non abbiamo toccato quelli che sono i punti, seppur non agonistici, ma atletici della corsa che lui pratica. Stavamo parlando di quelle che invece è la situazione a livello di preparazione, a livello di come un atleta, anche se amatoriale, si deve comportare quando si siede a tavola, che tipo di dieta deve osservare. E appunto a questo punto, vedendo questo bel fisico, come lui ha detto, io sono maniaco ormai, il sottoscritto è maniaco di questa atleticità, ti volevo chiedere una curiosità, se me lo puoi dire. Il tuo peso? 68. 68 kg per quanto di altezza? 1,76. Sei a più o meno? Diciamo che gli standard dicono il peso dovrebbe essere intorno ai 71. Quindi tu sei però anche un po' più giù del... Se vuoi andare un pochino più forte devi avere qualche chilo in meno. Anche. Perché portarsi dietro le valigie... Certo, questo senz'altro, ma il meno peso certe volte, sì, hai ragione, nel senso che meno peso più atleticità. Sì. E come resistenza? No, ma non è... Diciamo che quando vengono visualizzati i... altezza, peso, e quello è un modo standardizzato, ecco, di questi parametri, così la forma non è quella, la forma è quella che tu ti senti quando ti senti in forza, quando lì raggiungi il peso, il tuo peso forma, che potrebbe essere magari anche 2-3 kg sotto ciò che dicono i medici, in base che dove fanno l'equazione, certo, tra peso, sì. Quindi No, io mi sento benissimo. Tu ti senti benissimo, per cui... Ecco, ti abbiamo lasciato dicendo, e abbiamo lasciato i nostri ascoltatori dicendo, adesso vorrei sapere, e vorremmo sapere, che tipo e soprattutto quanto tempo prima di una corsa dove sei impegnato, e parlo di corse abbastanza impegnative, l'atleta come te, diciamo, affronta quello che è il pasto prima della gara e soprattutto l'acqua che poi le servirà lungo il tragitto. Vogliamo parlare dell'ultima gara? Giusto perché è quella più fresca. Tu puoi parlare di quello che vuoi, l'interessante è che a me mi dai questa risposta. Ecco, quando è che tu ti appresti a mangiare? Quante ore prima, quanti minuti prima, quante mezze ore prima di una corsa importante? Ok, allora, prima, vabbè, facciamo standardizzato nella maratona. La maratona di solito parte la mattina, perché questa è una gara, l'ultima gara che ho fatto parte alle 3 per tradizione, perché il passatore è una gara particolare, per cui parte alle 3 da Firenze. Perché il passatore è più di 100 km. 100 km. 100 km, 100 km. Quindi una doppia maratona più. Esatto, però diciamo che in una maratona normale si parte sempre intorno alle 9, 9 e mezza, per cui si fa la colazione almeno 2 ore prima, ma proprio al massimo. Quindi, al massimo alle 7 e mezza tu inizi la tua colazione. E questa colazione non è fatta di tè, cappuccino, il classico cornetto, brioche, quello che... Ma di solito sì, perlomeno io non mangio molto, perché non, sicuramente non è la colazione che ti dà l'energia per finire. Però zuccheri? Mangio delle fette biscottate col miele e basta praticamente. Bene? Bene. Tè? No, assolutamente. Se bevo un bicchiere d'acqua, niente, assolutamente. Solo
fette biscottate con miele, con miele e quattro bicchieri di acqua, basta. E il bicchiere d'acqua per far entrare subito in circolo quelli, esatto, che sono gli zuccheri che servono, dopodiché, esatto, soprattutto a dare quell'energia. E dopodiché non è... si aspetta l'orario di partenza, si parte. Dobbiamo tenere presente che in una maratona ogni 5 km ci sono ristori, certo, per quanto riguarda, sì, i rifornimenti. Per cui il problema dell'acqua non sussiste. È chiaro che ci sono atleti che preferiscono portarsi dietro dei gel per avere, come dire, un quid un attimino più alto. Anch'io qualche volta li porto i gel. Stiamo parlando sempre di zuccheri che sì, sono, sì, sì, a mo' di caramella, che si sciolgono subito, sì, 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 subito. Sono comunque gel a livello e che danno soprattutto quelle calorie necessarie per continuare a sviluppare quell'energia che l'atleta sente che le viene a mancare, per cui dà questo, sì, sì, questo apporto. Mentre stavi dicendo nel passatore, che è una gara di 100 km, bisogna prepararsi, e bisogna prepararsi mangiando qualcosa. Il passatore è una gara a dir poco straordinaria, bellissima, fantastica. È una gara, tutti pensano 100 km, sì, 100 km, ragazzi, passatore è un viaggio che si fa con se stessi, è un viaggio che comincia 4 mesi prima. Io ho iniziato a fine gennaio a preparare il passatore, che mi vedevano correre sulle strade di Scala Piccata, Villanova Monteleone, Roccadore a Monteleone e ritornare indietro. Sì, l'alimentazione è importantissima, perché l'alimentazione è importante prima, durante gli allenamenti e soprattutto dopo, perché in allenamenti dove in una settimana percorri 160-170 km consumi molto, per cui devi anche comunque cercare di tenere il fisico in un certo modo. Non puoi farlo calare troppo, ecco. Certo, non puoi neanche farlo calare troppo, per cui devi tenere sempre un certo equilibrio durante gli allenamenti. Ci si nutre con gel. Io per esempio mi nutrivo molto con dei biscotti al miele. Erano dei biscotti che si scioglievano, chiaramente non erano non si sfarinavano, erano proprio, si scioglievano, no? Perché non lasciano quell'impasto in bocca, no, assolutamente, esatto, bravo, esatto. Si sciogliono, sono liquidi in poche parole. Sì, praticamente, sono facilmente assimilabili, non mi hanno mai creato nessun tipo di problema, ed ecco perché quelli me li sono portati anche in gara, perché giustamente tutti questi elementi li devi provare in allenamento per poi portarli in gara. E niente, una volta che rientri a casa dopo tutti questi allenamenti, è chiaro che il piatto di pasta, se sei abituato a mangiartene 100-120 grammi, lo riduci. Addirittura? Sì, sì. Anziché dopo questo lo riduci, sforzo. Lo tieni, perché, no, perché all'inizio gli inizi devono essere, devi capire fino a che livello arrivi. Se stai calando troppo di peso, allora è chiaro che magari qualche piatto un po' più corposo lo puoi, certo, mangiare, ecco. Però devi capire prima quello, devi capire l'equilibrio. Devi capire. Quindi tu che sei, non sei metodico, ma che sei maniaco di questa situazione, te le guardi bene, è di mangiarne troppo o sì, meno. Certo. Però la mia domanda precisa era questa. Tu prima di partire, sì, nella tua competizione, qual è esattamente la pietanza che mangi? Parlando proprio del passatore che si parte alle 3, come? Dunque, io la mattina, ti spiego quello che ho fatto. La mattina ci siamo alzati insieme al mio carissimo amico Gavino Luzzo, che mi ha accompagnato in bicicletta. Lui veniva in bicicletta. Avete il supporto ogni tanto che vi dà, diciamo, qualche consiglio, oppure se stai andando troppo
veloce rispetto a quelle che sono le tabelle di marcia. Guarda, io ho questo bellissimo rapporto con il mio amico Gavino, che, con cui ci allenavamo prima, poi lui ha avuto problemi ad un piede, allora decido di seguirmi in bicicletta. Però è chiaro, sì, durante la gara si dialoga, magari mi passa l'acqua, mi passa il gel, mi passa qualcosa, ed è stato molto importante in tutta la durata della gara. Quindi la mattina ci siamo alzati, io ho fatto colazione con le mie fette biscottate, tranquillo, col miele, senza nessun problema. A questo punto sono curioso, e quante fette biscottate mangi? No, Marco? Tre fette biscottate? Sì. E già siamo arrivati a compiere 100 chilometri correndo, non passeggiando. Aspetta, sì. Tre fette biscottate, bicchiere d'acqua, e siamo andati, perché noi eravamo a Faenza come alloggio, siamo andati verso Firenze. Abbiamo espletato tutte le formalità, il pettorale, eccetera, e a mezzogiorno siamo andati a mangiare. Abbiamo mangiato. Qui voglio sapere cosa. Benissimo. Perché non devi nascondermi se ti sei mangiato un pollo intero oppure due belle bracciole che sono. Semplicemente un piatto di pasta al sugo. Cioè carboidrati. Sì, esclusivamente. Basta. Pasta asciutta. Un bicchiere d'acqua. Macarons. È molto, molto. Basta. No, un piatto normale. Più o meno i grammi, quanto potevano essere? 100 grammi. Esagerati. Mamma mia. Ma esagerati proprio. Anche acqua, quel tanto che basta. Sì, un bicchiere d'acqua. Basta, siamo a posto. A posto. Da lì si parte. A questo punto si mettono tutte quelle che sono le caratteristiche uniformi da corsa. Certo. Qual è? Ecco, vedi. Qui già la regia ci sta mandando qualche spunto, sì, che è l'arrivo del passatore. Ma poi spiegherò. Sta mandando queste diapositive del passatore, che mi permetto un attimo di interromperti e di dire che noi, anche se a livello amatoriale, ma molto amatoriale, abbiamo avuto un nostro conterraneo, un personaggio molto conosciuto dal Ghero, che si chiamava Angelino Alui, che è appunto con il soprannome di Sagarinetta, meglio conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere, che è scomparso a una veneranda età, che appunto aveva partecipato al passatore 100 chilometri, che però io all'epoca ero a Tele Riviera Corallo, parlo del 85-86, e ci disse appunto che lui era arrivato in ritardo, non so, di un giorno e mezzo, però che comunque aveva portato a conclusione la sua maratona, perché non è il solo che arriva a distanza di 3, 4, 5, 7 ore. Lui, giustamente, per l'età che aveva fatto non uno sforzo, ma un ultra sforzo. Ecco, questo mi piaceva evidenziarlo, perché quest'uomo non ha avuto mai meriti, giusto. Una menzione d'onore per un uomo che credeva in questa corsa, e che tutti osservavano, anche in maniera un po' certe volte come così, non tanto di buon grado, ma che comunque è riuscito a portare avanti quello che era il suo hobby, quello di correre, sempre correre. Grazie a Angelino Lui, che appunto ci ha lasciato qualche anno fa. Ritorniamo a te invece, dopo questa parentesi, mi scuserai. No, hai fatto benissimo, concordo pienamente. È giusto ogni tanto menzionare anche qualche personaggio per cui lo ricordo con stima e simpatia, perché lo intervistai più di una volta. Ecco, ritornando a noi, per cui ci si appresta a quelle che sono, diciamo, i vestiti, gli indumenti della corsa. Che tipo di pantaloni, di calze,
di scarpe e se calze non le portate e magliette indossate. Gare così non bisogna mai lasciare niente al caso. Io anche se amatoriali? Assolutamente. Perché, prego. Anche perché se è una cosa amatoriale, colui che sta correndo lo prende sempre con agonismo questo modo di correre. Non, come dice giustamente Marco, nulla è lasciato al caso. Allora, se io sto partecipando, voglio fare la mia bella figura. Perfetto. Io tutte le scarpe, le calze, gli indumenti, il completino da gara, il berretto che mi è stato regalato poco prima della gara, le ho tutti provati in allenamento. Sempre, li provavo sempre in allenamento, apposta per comunque, diciamo così, amalgamarli col mio corpo, ecco, in modo da non poter creare attriti, vesciche, escoriazioni, ecco. Per cui io durante tutti gli allenamenti utilizzavo sempre queste, specialmente quelli lunghi, utilizzavo sempre questo completo, le stesse scarpe, eccetera. Per cui io mi sono trovato benissimo, non ho avuto il minimo fastidio. Anche perché erano già testati. Ecco, allora, siamo arrivati che ti hai indossato i tuoi indumenti, siamo alla partenza. A questo punto, segno della croce per chi ci crede. Certo. E poi, al via. Al via quanti siete? Quanti si presentano? Al via siamo in 3.300 che si presentano. Naturalmente ci sono quelli che corrono come certi atleti non che gareggiano, ma solo per la partecipazione a questa competizione, e ci sono invece chi gareggia per poter vincere la competizione. Hai detto bene. Come gran parte delle gare ci sono quel gruppetto che chiaramente è come la classica maratona di New York, esatto, maratona perfetto. Di Roma, c'è quello che corre per vincere, c'è quello che invece corre per dire io ho partecipato. Ma il passatore, guarda, perché dico che è una cosa particolare? Perché il passatore, ci sono persone che lo fanno per voto, partecipano, come il Cammino Santiago di Compostela, sì. No? Dice no, devo fare il passatore, devo fare 100 chilometri perché, che ne so, ho fatto un voto alla Madonna. Assolutamente, io ho sentito tanta gente fare queste cose. Cioè, sono proprio dei voti... Guarda, il passatore è una cosa particolare perché... Io ho degli amici che finita la gara, ti racconto un piccolo segreto di questo mio amico, dice guarda io sono stato molto colpito dalla gara perché tornato a casa ho chiesto scusa a mia moglie. Dice perché vuol dire ho detto ho chiesto scusa a mia moglie? Che cosa c'entra la gara con certo. La tua moglie? Dice perché nel tran tran della vita quotidiana non mi permetteva di pensare a determinati episodi che sono venuti in famiglia. Durante la gara ho pensato a queste cose qua e ho capito di aver sbagliato. Tornato a casa ho chiesto scusa a mia moglie. Quindi si vive un cinema. Assolutamente sì. È vivi un qualcosa di tuo, un qualcosa di interno che ti fa pensare a tante cose. Ma quindi perché corri sempre... che gira mentre tu fai movimento, questo moto che chiamiamo in questo momento perpetuo perché devi raggiungere quello che è il traguardo finale. È un modo anche, come dire, di far passare il tempo, perché si è sempre da solo. Quando si supera un certo chilometraggio, poi si va incontro alla notte. No? Certo, sì. E quando si va incontro alla notte si percorrono dei paesaggi dove è buio totale, con la tua lucetta... per forza devi pensare a qualcosa. E allora pensi alle cose più strampalate, pensi alle cose di famiglia, pensi a tuo fratello, a tua mamma, agli amici, pensi tantissimo, insomma, ti deve far passare il tempo in modo da poter arrivare il più in fretta possibile. Quindi, nonostante sia una gara competitiva, amatoriale, per coloro che corrono per raggiungere un proprio obiettivo e quindi un traguardo, c'è anche questo percorso interiore nel pensare senza alle più svariate
cose che magari, come diceva Marco Spina, senza dubbio, durante questo percorso siete assistiti oppure il percorso è libero e chi ha problemi e magari si trova da solo a risolversi lì, oppure c'è comunque un qualcosa di sicurezza che segue questi 3.500, 3.000 persone? La gara del passatore è organizzata in modo proprio perfetto. Ci sono tantissimi volontari. È particolare questa gara perché? Perché i volontari sono anche le persone dei paesi che andiamo ad incontrare. Esatto. Perché loro si mettono a disposizione del passatore senza nessun rimborso, senza, organizzano i ristori, a fianco ai ristori ufficiali, si mettono loro con le bancarelle dove fanno le crostate, i dolci, le torte, tutto per gli atleti. C'è gente che parte a 70 kg e arriva a 72 kg addirittura all'arrivo, perché se la prende camminando tranquillo. Interessante trovare i rifornimenti. Bene, arriva lì domani mattina, però si ferma, mangia durante la notte, si fa il sollellino. Non addirittura. Sì, sì, ecco. E quindi? Per cui, essendo organizzata molto bene, ogni 5 km ci sono i ristori. Ogni 5 km c'è la postazione dei volontari della Croce Rossa, piuttosto che magari della Croce Verde o certo, di altre associazioni. Le varie associazioni. Assolutamente. E comunque ci sono tutti i tempi che vengono rispettati. Nel senso, se io passo al 50° chilometro in una determinata ora, se non sono passato, loro tengono tutti i tempi, no? Se non sono passato al 55° ad una determinata ora, certo, è chiaro che mi è successo qualcosa. E loro hanno un monitoraggio sempre in quella situazione, zona, che... soprattutto per gli atleti che competitivi, coloro che sì, stanno correndo per sì, raggiungere sì, certo, certo, il traguardo e sono in piena corsa. Sì, sì. Fin qua stiamo parlando di quello che è la corsa del passatore, una corsa sacrificante per coloro che la praticano, ma soprattutto per coloro che invece, come te, cercano di raggiungere un certo obiettivo. Quale? Un certo obiettivo. Il mio obiettivo è chiaro, sì, è a livello di prestazione è chiaro che si cerca sempre di abbassare il tempo che si è fatto l'anno prima. Io l'anno scorso... Quante volte hai già partecipato? Questa è la seconda. Io l'anno scorso l'ho fatta in 8 ore 57. Quest'anno l'ho fatta in 8 ore 40. Per cui ho abbassato di 17 minuti. E non sono pochi, no. Di 17 minuti. Qualcuno potrebbe pensare, solo 17 minuti. Hai risparmiato solo 17. Solo 17 minuti. A me viene da ridere, scusami. Sì. No. C'è da ridere perché lo sa, sì, sì, ride così, ironicamente, però non... Però, vada bene, io quando correvo nelle maratone, io ho fatto, penso, 35 maratone nella mia vita. Ufficiali. Sì, sì, sì. Stiamo parlando di roba ufficiale. Poi no, a correre. Nell'allenamento ne ho fatto più di 100, penso. Sì, ma assolutamente. Così e poi continuiamo. Ma più o meno quanti chilometri hai fatto tra allenamenti, maratone e tutto da quando stai correndo, lasciando quello che è il mondo del calcio? Guarda, io ho fatto sommariamente, sempre per rimanere nell'ambito, certo, della mia, sì. Dell'essere maniaco, io percorro in media all'anno sui 5.000 km all'anno, per cui sì, insomma, facciamo abbastanza tante di queste maratone qua, però quando facevo le maratone, dicevo no, io massimo posso arrivare a 50 km oltre, no, ma stiamo scherzando, è troppo lunga, troppo qui, troppo là. Ho cominciato a gareggiare nei trail e nei trail si allungava per forza sempre. Ecco, spieghiamo il trail, che cos'è il trail? Il trail sono tutte le gare in montagna, che si
dove ci sono dislivelli pazzeschi. Dove si corre proprio in quei tratturi, in quei camminamenti, sì, proprio campagna. In quelle diciamo stradine che loro chiamano della salute, no? Percorso della salute. Però attenzione, questo percorso è fatto in modo accidentale, in modo di un saliscendi, si arrivano a determinate quote, per cui è tutto un qualcosa di diverso rispetto alla corsa piana. Completamente diverso. E quello mi ha dato l'input ad allungare, tant'è che ho interrotto le mie gare con il trail e mi sono completamente dato all'asfalto, diciamo così. Noi in verde diciamo così. All'asfalto la gara così piana, anche se poi si incontrano le salite, le discese. Il passatore ci sono 1470 metri di dislivello. Quindi quanti chilometri nel tuo complesso? 5.000 chilometri all'anno, più o meno. Io sono 25 anni che corro. 5x5 25, 5x2 10 sono... Lo aspetto da te, 100? Sono tanti, sono 5, abbiamo fatto 5x2 10, 5x5 15, sì. No, 5x5 25. 5x5 25, scusa. Sì, sono tanti, per cui... Migliaia di chilometri. Sì. Sono abbastanza. Sei stanco adesso, La stanchezza è soltanto una questione mentale. No, non sono stanco. Sei pronto? Guarda, io ho finito sabato, ho fatto la gara sabato, domenica non ho corso giustamente per riposo assoluto di viaggio. Lunedì volevo uscire e c'era un temporale. Ma martedì sono già uscito a correre, stamattina sono uscito a correre. Muscolarmente sto benissimo. Giornalmente quanti chilometri in allenamento? Ma giornalmente poi c'è la media, perché poi c'è il sabato che ci fa il lunghissimo, che è il tragitto più lungo, ma di solito faccio dai 18-20 chilometri al giorno. Sempre lo stesso percorso? No, vario. Vario, perché altrimenti assolutamente. Rimane un qualcosa di... Un giorno vado a Scala Piccata, un giorno vado verso Fertilia, un giorno vado verso Monte Doglia. Ecco, ti provi anche le salite? Sì, assolutamente. Sì, tanto poi dopo che fai la salita c'è la discesa. Ma guarda, la discesa è più deleteria. Sto scherzando, perché nella discesa si forzano di più le ginocchia. No, ma hai fatto bene a fare azioni, e ci mancherebbe, perché nella discesa bisogna rallentare, sembra che sia, invece c'è da ottenere quello che in gergo è il freno per un mezzo meccanico, noi invece sono le articolazioni che vengono sottoposte a sforzo. Hai detto una cosa difficile. Naturalmente adesso diamo di nuovo la linea alla regia per poi proseguire e chiudere con Marco Spina per quelli che sono stati i risultati ottenuti e soprattutto per qualche altra piccola curiosità della quale noi vogliamo ancora sapere. Linea alla regia. Se ci vuoi anch'io un po' le gambe, se vuoi fare. No, ma poi a me fa ridere una cosa, no? Quando stai facendo le gare, dai, Fita, salitaci subito la discesa. Mamma mia, non me lo dire. Sì, perché la discesa... Molti pensano che la discesa sia la cosa... Ti devi frenare, poi la... Perché in salita, meno male, la salita è più blocco e prendi il tuo passo, piano piano, a partare sale. La discesa, da la discesa c'è la prima. Poi sei già stanco dalla ricotta. Tu immagini il passatore, noi facciamo 40 km, tutti mi sale, scendi, poi 8 km così. Per cui siamo Io sono il padre di Dolores. Ah, dai. Adesso entra Dolores, dice le principali notizie e poi...
pensa le sue cose. Bene, rientriamo in studio e quindi ci ha raggiunto Dolores per quanto riguarda quelle che saranno le principali notizie che Catalan TV manderà in onda alle 13.30. Buongiorno, c'è qualcosa che sta facendo contatto? No, forse c'è un... Sei tu, secondo me sei tu. Un rumore di fondo e la regia farà di tutto per... Buongiorno. Allora, io sono ancora alle prese con un po' di abbassamento di voce, quindi... Chiedo scusa già ai telespettatori di Catalan TV che alle 13.30 si collegheranno per vedere il nostro telegiornale e quindi conoscere le notizie dell'edizione di oggi che condurrò io in studio. Intanto ho lasciato il direttore Stefano Soro a lavorare ancora, a confezionare il TG che ancora non è concluso il lavoro redazionale. Quindi comunque possiamo già dire che apriremo sempre con la politica, mancano 17 giorni. Sì, è una novità anche oggi. Esatto, apriremo con la politica, mancano 17 giorni alle elezioni comunali qui ad Alghero, però oggi ci occuperemo della politica rispetto ad un settore ben preciso. Si parla di ambiente, avremo diversi interventi da parte di vari schieramenti, quindi proporremo appunto dei comunicati, delle note, insomma degli interventi rispetto all'ambiente dei vari schieramenti. Poi, a proposito di elezioni comunali, abbiamo anche un'intervista a Tiziana Lai, che è la presidente del comitato zonale Nurra, perché questo comitato ha organizzato degli incontri con i tre candidati a sindaco, e quindi Tiziana Lai nell'intervista ci spiegherà quando si faranno questi incontri, come saranno articolati. A tal proposito ricordiamo anche che dalla settimana prossima, proprio qui su Radio Catalan, partiranno i confronti tra candidati a consigliere, mentre l'11 giugno è previsto un confronto tra i tre sindaci in collaborazione tra Catalan TV e Sardegna Live. Poi che cosa dire? Spazio ad altre notizie, ma una che vorrei citare perché fa ben piacere è che la Serie C, ovvero gli atleti del Tennis Club Alghero, per quanto riguarda il tennis a squadre, sono diventati campioni regionali di Serie C, quindi siamo contenti, gli facciamo i complimenti e ne parleremo poi nel nostro telegiornale, perché merita. Anche di averli ospiti. Quando vogliono, sì, tu li inviterai se loro hanno la possibilità, ho detto a squadre, quindi non è che dobbiamo portare tutto. Naturalmente ci varrà un'equipe ben precisa. Speriamo, noi li invitiamo, gli inviti sono aperti qua alla redazione, sanno dov'è, quindi chi volesse poi tu formalizzerai l'invito quando vorrai. Comunque per il momento complimenti, e complimenti anche a Marco, perché... Grazie. Uno che fa la 100 km del passatore, secondo me, più che complimenti non merita. Io non faccio neanche la 10 metri di casa mia, comunque. Fai male. Lo so, purtroppo abbiamo... Perdonami se te lo dico, però... Non diciamolo sottovoce, perché poi mi sfotte anche il direttore, che è dall'altra parte, perché io sono un po' poco atletica, devo dire. Però poco atletica è molto mamma. Ma anche quando non ero molto mamma ero poco atletica, cioè pratica. No, però aspetta. Si riesce. A me piace molto lo sport di gruppo, devo dirlo, io l'ho fatto lo sport di gruppo, facevo basket, anche se nella mia altezza non si direbbe, ho smesso che avevo 13 anni, però mi piacciono tutti gli sport di gruppo. A me andare in palestra mi annoia, è una cosa che proprio a livello mio personale mi annoia. Correre è una cosa che invece non riesco a fare perché non sono allenata, quindi non essendo una persona costante sotto l'aspetto dell'allenamento sportivo non riuscirei mai ad avere dei risultati come i tuoi, ma neanche pensabilmente una mezza maratona, direi. No, perdonami, è sbagliato. Lo so, è proprio sbagliato. Non sei allenata perché non ti alleni. Esatto, però il problema è che non ho neanche... No, è quello che non hai capito. Io non sono un buono sport per chi deve fare sport. Io non ne ho proprio gana, come dicono a Parigi. Non ne trovo proprio lo stimolo. E poi, quando capita che qualche volta lo fa... È un marito sportivissimo io, fatto il calciatore tanti anni, adesso è allenatore, si allena con già, pensa che stamattina alle 6:10 è andato a correre. Ecco, bravissimo. Bravo, complimenti, devo dire complimenti, continua così. Poi va a correre per tutta la famiglia. Anche per il cane. Devo staccare il microfono perché lei parla quanto... Sì, ma vado via, volevo fare i complimenti a Marco perché a me è già capitato, grazie. Tu sei arrivato adesso, ma noi abbiamo già intervistato Marco, per le sue imprese sportive. Sapevo già. E comunque fa sicuramente una disciplina che merita i complimenti, perché
nonostante lui lo faccia sicuramente con piacere e con passione, non è come andare a farti una corsetta la mattina, nel senso dici vai, adesso mi sveglio perché sono, diciamo, seguo una dieta, faccio la mia, diciamo, coltivo la mia forma fisica, faccio... è un'altra cosa, diciamo che siamo un po' di gradini più su. E quindi complimenti a Marco, grazie, non ti potrò incontrare in qualche gara, ma ti vedo sempre qua. Grazie, ah, io potrei passare le borracce, vedi? Sentivo prima che tu hai detto che quando vai a fare la 100 km del passatore, cioè, anche altre gare, avete le... no, hanno, hanno, io sapevo benissimo. Vuoi stare proprio... No, io sono proprio volontaria. Esatto, io posso passare panini, bibite, botarga, polpi, quello che vuoi. Passaggiamo anche per il percorso di qualità. Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie. Ciao Dolores, naturalmente buon lavoro. Ritorniamo invece in quello che è il nostro discorso con Marco Spina. Ecco, abbiamo parlato un po' di tutte le vicissitudini, un po' di quello che stai vivendo tu ancora oggi per quanto riguarda la corsa, diciamo, amatoriale ma sempre agonistica, perché tu corri per raggiungere un certo obiettivo, e qui in rappresentanza di questo hobby, che appunto è molto un hobby onorato e che ti fa onore, abbiamo qualche medaglia. Ce le vuoi descrivere le medaglie più importanti? Ma guarda, questa è tutto importante quando, sì, uno partecipa, e anche se non vince, come diceva De Coubertin, l'importante è partecipare, ma se si vince qualche volta è meglio. Ma guarda, cito una frase di Marco Olmo è un grande atleta del trail, delle corse estreme, che lui dice, signori, non chi arriva per ultimo è più degno di chi arriva per primo. Perché? Perché impiega molto più tempo, fa molta più fatica, e quella medaglia è molto più sudata. Certo che è più sudata. Capito? Per cui... E soprattutto può raccontare la storia di chi gli è passato davanti. Soprattutto, sì, è vero. Comunque, dicevamo, niente, questa è l'ultima medaglia del passatore, vedere, che è stata, come dire, coniata in onore a... 500esimo anno della morte di Leonardo da Vinci. Sì, Niente, bella, soltanto il fatto di averla è qualcosa di straordinario. E come ti sei classificato? Noi eravamo 3300 alla partenza e mi sono classificato assoluto 24esimo. Della mia categoria, ovviamente, avendo conseguito il titolo di campione italiano, mi sono classificato al primo posto. Ecco, allora, siccome si, giustamente, si viaggia con le categorie. Sì. Le categorie come sono evidenziate? Per anno o per peso? No. Allora, le categorie, il senior master inizia dai 35 anni. Quindi per età? Sì. E ogni 5 anni c'è una categoria. Cioè il senior master 35, senior master 40, senior master 45 e si va avanti fino... Cioè di 10 anni. Ogni 5 anni c'è un... Io sono, ho conseguito il titolo di campione italiano della mia categoria, che è Senior Master M55, perché sono nella categoria ancora dai 55 ai 59. Dal prossimo anno passo a 60. Quindi ti senti agevolato, però stanno calando le forze. Non è quello. Più si va avanti, sì. La forza cala, aumenta la resistenza, paradossalmente, sì, sì. Non so se è paradossale, ma aumenta la resistenza, però la forza cala, la velocità cala, ma è normale, è fisiologico. Certo. Quindi sei campione italiano 2019, sì, della 100 km. Della 100 km. Che cosa... Sono vice campione della 50. Vice campione italiano della 50. Dobbiamo dirle queste cose perché sembrano cose da poco, ma effettivamente ci contraddistinguono in quello che è appunto il modo di competere. Portiamo avanti quella che è, oltre a essere il proprio nome come atleta, ma anche
la località in cui si vive. E beh, certo. Perché la maggior parte delle volte si dice, guarda che ha vinto quella Algarese, guarda, forse si intuisce meglio la località di appartenenza, sì, che sì, certe sì, volte sì, il bene, nome. Ragione. Per cui, ah, Marco Spina, guarda che di Alghero è in disposizione, ah sì, sta sempre correndo. Sta sempre correndo. E intanto medaglia d'oro, intanto sì, campione sì, italiano. Quindi sono soddisfazioni. Ah, assolutamente. Ma essendo amatoriale, avete una federazione? La nostra federazione è la FIDAL, che la FIDAL appartiene a tutti. A tutti, perfetto. Però essendo voi amatoriali, giustamente se tu vuoi partecipare al passatore, devi... Devo essere iscritto ad una società. Esatto, sì. Ma poi ti devi frugare pure, nel senso che devi esborsare quelli che sono i costi di viaggio, tutto. Di... O no? O sto sbagliando? No. Mentre invece, pur appartenendo alla federazione, i professionisti sì. sono tutti ben... diciamo retribuiti, pagati, alloggiati. Lì c'è un discorso, nel senso che... Attenzione, noi non abbiamo niente, e io in particolar modo non ho niente contro gli atleti, no, professionisti, no, assolutamente. Ma questo è per far capire che l'appassionato è appassionato in tutto, nel pro e nel contro, cioè si hanno oneri e onori, più oneri che onori certe volte. Ma guarda, voglio dire una cosa, il mondo dell'atletica è supportato dagli allenatori, perché cosa succede? Succede che io, se voglio partecipare ad una gara, devo essere iscritta ad una società di atletica. La società deve essere iscritta alla federazione. La società deve essere iscritta alla FIDAL. E deve contribuire con determinate tessere e rover. Ma questo è scontato. Siccome gli atleti professionisti, per modo di dire, sono, che so io, mille, ma degli certo. amatori ce ne sono un milione, quindi quel milione di amatori contribuisce a far modo che la federazione abbia abbiamo detto tutto. Bravissimo. Quel aspetto economico-finanziario da poter supportare il mondo professionistico. Questa è la realtà dei fatti. Esatto, questo è. Quindi se Marco Spina vuole partecipare in qualsiasi competizione, deve partecipare anche economicamente di proprio pugno. E questo è una curiosità. Altra curiosità invece è che noi stiamo parlando di tutto, della corsa, delle vittorie, degli allenamenti, dell'alimentazione, delle diete che si seguono. La moglie ti associa in determinate cose? No, per fortuna, cose, per sì. fortuna che mi asseconda sempre, no? Io la devo ringraziare su questo. Io non voglio andare troppo nello spinto, lui mi ha già quasi capito. Ma... Per fortuna, anzi, guarda. Io ho due figlie che mi seguono sempre, una sta a Parma, l'altra a Firenze. Mi seguono sempre, mi incitano, mi fanno tantissimi complimenti. Adesso non so perché sono soltanto mio figlio, però mi spronano sempre a fare meglio. No. Però, dal punto di vista secondo però la mia domanda non... Lui l'ha voluta dire a modo suo, giustamente, furbo. Io volevo, ma la vita di coppia a questo punto? No, ma la vita di coppia è normale, voglio dire... È tranquilla, nel senso che le cose si possono fare tranquillamente, sempre con... Vedi, quando parlavo di equilibri per quanto riguarda tra il mangiare, la corsa, eccetera, bisogna trovare anche l'equilibrio in ambito familiare. È normale che io quando vado a fare il sabato, ti dicevo prima, vado a fare il percorso più lungo, il chilometraggio più lungo, io esco la mattina presto e rientro all'ora di pranzo perché sto 6 ore correndo. Un'altra moglie mi potrebbe, come si dice in alghero, mi potrebbe arronzare. Dice, ma tu dove correre? No, capisce la mia passione, capisce che a me è una cosa che mi piace, ma piace anche lei guardare, vedere, seguirmi. Sì, però tu ancora non mi hai risposto a quella domanda.
tu sei furbo, cerchi di aggirare la mia domanda. No, perché? E allora io ti dico, beh, sul fatto di coppia tu dovevi già rispondermi, ma il sesso? Ma no, le cose vanno normali, non è vero. Questo che... Non è vero che... Ho avuto modo di parlare con tanti campioni di maratona e non... Alcuni dicono addirittura che riuscivano a fare del sesso anche due giorni prima, senza nessun problema. Per cui, non è quello. Per cui, in poche parole, è anche salutare, naturalmente, sì, avere quella vita di coppia intima, come appunto una coppia deve ottenere. E questo è per sfatare appunto quello che è la situazione di un atleta che si dedica in questo momento, in questo caso, a attività amatoriali, ma ci sono quelli professionisti che necessitano di ulteriori allenamenti quotidiani e soprattutto magari più approfonditi nel settore di appartenenza, per cui certe situazioni diciamo non vengono mai portate alla luce, esatto. Ma è giusto così. Io naturalmente, questa è una curiosità, ma non è soltanto una curiosità mia, è una curiosità un po' di tutti. Caspita, questo corre sempre, quello corre sempre. Ma e poi in fin dei conti, sì, e va bene che la moglie lo accompagna, è d'accordo, appoggia quella che è la sua passione, il suo hobby, ma poi... maliziosamente sì, è un problema inesistente. Sì, ebbene, abbiamo chiarito assolutamente questa, ma sai perché comunque con l'andare del tempo il correre non diventa più una fatica, cioè io oggi corro 15 km è un'abitudine normale, sì. Ormai è come se abbia fatto colazione, guarda, cioè, come prendersi la sedia, spostala, che magari uno che la fa due volte a settimana, fare 15 km inizia che pesa, è pesante, invece colui che lo fa tutti i giorni, sì. Ecco, a questo punto stiamo arrivando a quella che è la conclusione della nostra chiacchierata mattutina di oggi. Come hai potuto compensare questo tempo da lavoro? Perché tu ora sei in pensione, sì. Ma prima, mentre eri in servizio, dovevi dedicarti al lavoro, alla famiglia. Parlo famiglia, figli, sì, mogli, sì. E quant'altro. Alla tua passione. Prima era anche più difficile perché avevo bambini piccoli, per cui occorreva molto più la mia presenza. Io mi allenavo nei momenti, come dire, nel momento del pranzo andavo a correre, non pranzavo. O pranzavo magari qualcosa, facevo un pasto frugale dopo la corsa, oppure nei momenti in cui riuscivo a ritagliarmi quell'oretta, quell'ora e mezzo, allora sì, ci riuscivo a correre. Oggi sono molto più agevolato perché i figli ce l'ho fuori. Voglia le cose sue da fare, eccetera, per cui non è diventato un problema, insomma, anzi. La tua appartenenza al corpo di polizia ti permetteva o ti agevolava in determinate situazioni, se fosse stato possibile agevolarti? Io finché ho fatto parte della... io ho avuto due periodi della appartenenza in polizia. Prima sono stato in polizia per un determinato periodo, poi sono stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Finché stavo in polizia non riuscivo, perché appartenevo alla squadra antisequestro, e per cui lì eravamo sempre molto impegnati nelle attività di intercettazione, ricerca. Poco tempo avevi. No, assolutamente. Avevo poco tempo per tutto, per me stesso avevo poco tempo. Ma perché? Perché era il lavoro. Io le cose che faccio le faccio con passione. E quel lavoro occorreva tanta passione per poter riuscire ad ottenere dei risultati. E abbiamo anche ottenuti come squadra, per carità. Bella, se questo Farouk, se questo Scano, Forlanetto, insomma, vabbè, vari sequestri.
E poi una volta che sono andato alla presidenza del Consiglio, lì i tempi si sono un po' più dilatati, ho avuto modo di ritagliarmi degli spazi per poter insomma proseguire con questa mia passione, e lì ho cominciato. Ritornando indietro, ripercorreresti quella che è stata la tua andatura professionale da uomo, da custode dello Stato e da cittadino qualsiasi? Sì. Ripercorreresti? Senza dubbio. Continueresti a praticare anche il calcio? No. Addirittura. Penso che io, tieni presente, quando da giovane, diciamo, giocavo nelle giovanili del Polo Torres, quando allora c'era la Serie D. Ormai siamo decadute. Sì, no, Alghero addirittura è sparita nel calcio. Allora c'era ABCD, sì, e sì. Poi le altre categorie. Allora il Polo Torres era in Serie D, era una bella squadra, io ero nelle giovanili. Poco prima di fare il balzo nella categoria superiore sono andato via, non ho potuto fare, per cui continuavo a giocare a calcio perché mi piaceva farlo. Col senno di poi sicuramente avrei cominciato prima a correre. Addirittura. Sì. Beh, l'atletica è la madre di tutti gli sport, è inutile, la regina. Io ho cominciato a 35 anni a correre, per cui sono già nato amatore. Sì, sei nato amatore, ecco. Della corsa, però sì, correre sì, sei nato amatore, quando sì. Sei nato. Sì, non da piccolo. Quindi l'atletica è la regina di sì. Tutti gli sport, apre per tutti gli sport. Tu hai visto che io passo da una parte all'altra, sì. Da una domanda all'altra, da una chiacchierata all'altra, certo. Per cui a questo punto ritorno di nuovo al tuo appartenenza del passato. Hai avuto mai elogi da parte del tuo comando, del tuo direttorato sulle corse che hai fatto per determinate discipline, dove ti sei appunto distinto? In genere, sì, qualche elogio c'è sempre, no? Ha partecipato a quella maratona, è arrivato primo, ecco, quindi... Si uniscono i colleghi. Sì, c'è stato un questore che allora mi fece una lettera con la medaglia che mi premiò, insomma, per via di questa mia passione, di queste mie gare che feci. Non so se fosse per la maratona di New York, mi fece, perché corsi con la scritta Polizia di Stato. Sì, sì. E lui volle farmi questo elogio scritto. Mi fece molto piacere, tra l'altro. Ci vuoi ricordare un po' di maratona a cui hai partecipato, quello che ti ricordi, perché ormai siamo pronti a salutare il nostro pubblico. Ma guarda, è molto semplice. Io ho partecipato praticamente a tutte le maratone più importanti al mondo. Mi manca solo Tokyo. Quindi abbiamo partecipato. Ho partecipato tre volte a quella di New York, Boston, Chicago, una a Dayton, addirittura in America, ho partecipato a Barcellona, ho partecipato a Praga, Londra, in Italia innumerevoli, sono andato a Budapest, Berlino, Parigi, le più importanti al mondo. E quando vai in queste maratone porti anche tua moglie? Alcune volte sì. Sì, altre no. Altre no, ho capito. Altre no, perché comunque insomma, la spesa è sempre, certo. Sempre alta. Ho partecipato, volevo dire, che quando facevo il trail mi sono cimentato anche nella maratona del sable. Ho fatto due gare nel deserto. Sì? Una nel deserto del Sahara. Noi abbiamo una certa Bardino, se non sbaglio. Monica. Sì, Monica Bardino, che partecipa a queste, e io la porterò senz'altro, ho avuto anche... già l'onore di conoscerla e di parlarne quando sì. Trasmettevo... A testa matta, no, Monica? No, 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 ma è come molto, tutti, d'altronde, perché molto. Chi non fa queste cose sì, non sì, 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 sì. Il senso buono, chiaramente, caspita, Monica, nel deserto, correre nel deserto, camminare nel deserto, beh, direi che ci sono molti, molti sacrifici da affrontare, durante e prima. Sono tantissimi sacrifici,
tenevo presente che quando ho fatto la maratona del Sable io ho perso 6 unghie dei piedi, vesciche che mi venivano fuori in un modo incredibile. Ecco perché sei fatti. Sì, è per questo. Ma Monica più di me. Monica, per esempio, è l'ultima volta è andata a fare una gara nel 150 km nel ghiaccio lì. Che si portano appresso. Mamma mia, ecco perché dico che Monica è la testa alta. Sì, okay. Sempre stesso buono. Però sono tanti sacrifici, ma poi è il contesto. Non sono. Uno magari potrebbe anche dirmi, diciamo, ma qua stai dicendo 250 km sono tanti. Sì, sono tanti, ok, però se tu ti alleni i 250 km li fai. È il contesto che dura. Certo. Perché? Perché si viaggia in autosufficienza, cioè con uno zaino di 7 kg, 8 kg. Devi che portarti. Che devi portarti tutto via, ogni tappa ti porti la tua casa dietro. E poi una volta parlando proprio con Monica, mi disse che non poteva superare un determinato numero di litri d'acqua durante il suo percorso, perché questo tipo di maratona decretava quelli che erano i liquidi da poter usufruire lungo il tragitto. E quello mi destò un po' di perplessità. Ogni checkpoint ti danno un litro e mezzo d'acqua. Ecco. E tu lo devi utilizzarlo per fino all'altro checkpoint. Se lo utilizzi prima non te ne possono dare altro, perché non c'è nessuno che ti può dare assistenza. Esatto. L'acqua è molto importante, basilare, ma non durante la corsa, ma soprattutto è basilare. Occorre l'acqua. Io guardi, a me la maratona di San mi ha cambiato in tante cose. Mi ha cambiato nel modo di mangiare, mi ha cambiato nel modo di approcciarmi anche all'acqua. Se prima col rubinetto a casa apri, ti lavi le mani, oggi non lo faccio più. Oggi non lo faccio più. Il rubinetto lo apro, mi sciacquo le mani, lo chiudo, tanto per fare un esempio. Certo. È un diverso approccio, ma perché? Perché lì capisci il valore che ha l'acqua. Dove manca. Assolutamente, è una cosa incredibile. Qual è il prossimo impegno? Il prossimo impegno... Spero di poter andare a fare la maratona di Lisbona. In Portogallo. Sì. Bene, allora noi ti auguriamo sempre e comunque migliori successi. Grazie. Io ti ringrazio della tua partecipazione qui a Radio Catalan. Naturalmente ringrazio voi telespettatori che ci avete seguito e supportato. Grazie a Marco Spina. Grazie e a voi. Sarà magari un altro impegno, un'altra volta.